Vai. Benissimo, ti ringrazio, abbiate pazienza, evidentemente anch'io ho fatto un po' un pasticcio, vediamo che usi le cuffie. Via. Allora, benissimo, dunque, allora abbiamo detto che questo qui è l'immagine, come vi dicevo, chi mi segue sa che parlare di storia, soprattutto, no? Parlare anche di finanza, parlare di moneta, di economia, eccetera, senza il supporto tecnico, cioè senza le immagini, senza... poter fare una valutazione anche simbolica di quello di cui stiamo parlando è in un certo senso molto limitativo in quello che si vuole comunicare, perché come ho detto tante volte in passato i segni, i cipher, la numerologia, la cabala, la simbologia, insomma sono tutte cose, tutte scienze, piccole scienze, tra virgolette, segrete, che in genere non si considerano quando si fanno delle analisi, soprattutto storiche. E in questo caso io sto facendo un'analisi storica, cercando di ricostruire un pochino in maniera molto semplice, stasera è la puntata introduttiva, e non voglio né parlare bene né parlare male del Bitcoin, perché io non ho niente da vendervi, sapete qual è la mia impostazione. Io vi dico delle cose, quelle che trovo su internet, cerco di fare del mio meglio per farvele vedere, soprattutto perché magari tante volte tanti argomenti, molti esperti non le vogliono trattare con il taglio, con l'angolo, no? A 360 gradi che uso io, e quindi ve le faccio io molto volentieri. Allora, si parla molto ultimamente di moneta digitale. Perché Ubaldo se ne parla? Perché anche recentemente ci sono stati tanti interventi, anche la Lagarde, no, ha ripetuto che ha precisato che nell'ottobre-novembre di quest'anno ci sarà ufficialmente il passaggio al digitale. Questo che cosa vuol dire per noi? Nella sostanza vuol dire probabilmente che tutto il contante sarà eliminato, e sarà sostituito da una tecnologia che ci permetterà di fare delle transazioni, grandi o piccole che siano, senza utilizzare il contante. Perché non dobbiamo dimenticare che già adesso siamo quasi in un regime totale di digitalizzazione, perché il 93% della moneta è già digitale. Soltanto il 3% è il contante che gira. Che cosa poi succederà entro la fine dell'anno? Brevemente, succederà anche un'altra cosa importante, che sarà inserita la digitalizzazione un po' in tutto. Per esempio, sarà inserito il passaporto digitale universale, come l'ha chiamato, addirittura planetario, come esperimento è stata scelta l'Europa, e tutto quindi sarà in digitale. Qualsiasi documento, qualsiasi cosa si dovrà richiedere in futuro, dovremo avere una app o più app, applicazioni nel telefono o nel computer che ci permetteranno di accedere a tutta una serie di servizi. Quindi senza avere la possibilità di collegarsi con queste app, lo sapete, come adesso, no? Che si usa un username, una password per accedere al sito della banca o al sito di Google o al sito di Apple, stessa cosa precisa. Per accedere a queste applicazioni sarà necessario avere il QR, quindi avere un certificato vaccinale valido. Quindi tutte queste cose sono tutte cose in fermento, però io vi dico che senza questo benedetto QR sarà molto difficile sopravvivere. E mi fermo qui, chi mi conosce sa che io posso fornirlo in particolare in determinate situazioni, ma ritorniamo al discorso Bitcoin. Allora, la Bitcoin è stata la prima moneta digitale inserita nel sistema. In effetti però queste monete non è che siano state inventate 10 anni fa, 11 anni fa, ma tutto il processo naturalmente è partito intorno agli anni 70-80. Ma andiamo per ordine, mi fai vedere la prima immagine, Ubaldo? Me la fai vedere, mi ritorni all'immagine?
Sì, un attimo. Allora, l'immagine, questa qui, è l'immagine del Bitcoin. Ora, questa immagine qua, questa immagine qua che voi la vedete bene, no? Sì, sì. Caricata, no? Questa qui la vedete bene. Ecco, benissimo, la ingrandisco ancora di più. Per esempio, io non ho ancora approfondito bene lo studio dal punto di vista simbolico, però una cosa l'ho notata, e cioè che se noi, per esempio, si contano tutti questa specie, lo vedete questo simbolino qui ovale, lo vedete, no? Questo qui che sto indicando adesso, questi qui, e si contano tutti, il numero totale è 33. Noi sappiamo che quando si fa uno studio di questo tipo, un pochino analitico, un pochino approfondito, ci sono dei numeri che sono ricorrenti in linea di massima, e questo è molto indicativo, perché quando questi numeri ricorrono e ricorrono spesso, già sono indicativi di chi c'è dietro, in questo caso Bitcoin. Quindi non mi fermo qui nel commento, non voglio aggiungere altro, anche perché è ancora allo studio, ci sono tantissimi segni, tantissimi simboli, e quindi non mi fermo qui. Va bene? Andiamo all'immagine successiva. Ecco, l'immagine successiva c'è scritto l'origine del Bitcoin, Richard Werner, qua alla network. Allora, io ho fatto un po' di studio e ho trovato questa intervista che mi è stata segnalata da Diego, che ringrazio, di questo signore che è un professore universitario e che ha probabilmente insieme ad altri scoperto che il supposto fondatore e scopritore del Bitcoin è un signore che si fa chiamare, un signore o uno pseudonimo chiamato Satoshi Nakamoto. Lo vedete, no? Qua Satoshi Nakamoto, eccolo qua. Lui è il professor, no, aspetta, lui è il professor Werner, lui fa confusione, lui è il professor Werner che ha studiato economia e che ha speso 12 anni in Giappone, che spiega che Satoshi Nakamoto, interpretando lo studio dei nomi, dei termini, in lingua giapponese vuol dire servizi segreti, vorrebbe praticamente dire servizi segreti. E già questa è una cosa abbastanza strana. Ora torniamo indietro un attimino, e in inglese si può tradurre Satoshi Nakamoto. Questo sarebbe quello scritto Shikureto Sabiru, sarebbe in giapponese, e questo è in inglese. Allora, qui dice che qui si legge, no? Questo è uno scritto, diciamo, una didascalia che ho trovato sotto il video, che dice questo Nakamoto sarebbe un geniale crittografo giapponese, o è in realtà un gruppo di ricercatori, ingegneri, economisti con un'agenda nascosta? È la domanda che si fa. In questo video il presidente di questo network intervista il professor Verne, che ci dice tante cose interessanti. Chi è poi interessato magari me lo fa sapere. Il pintutore naturalmente dice: Guerrieri non è informato sul BTC cripto, eccetera. Sì, l'ho detto in precedenza che non sono informato, non capisco niente di finanza, è proprio per questo che studio pintutore, sai, studio sempre parecchio. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è la dimostrazione di quello che dicevo, che se si va a ricercare per bene nel database giapponese, il primo termine Shikureto vuol dire secret, vedete, no? E il secondo vuol dire service. Ecco, quindi anche questa potrebbe essere un'indicazione piuttosto curiosa, perché è chiaro che un nome così generico che dica sì che service è una cosa abbastanza che dà del sospetto. Allora io nella ricostruzione sono andato a ricostruire le date, no? Perché le date possono essere importanti, e ho scoperto che il famoso crollo, lo sapete, no? Del 2008, della famosa crisi passata alla storia come subprime, la crisi dei mutui, no? In America,
è scoppiato ufficialmente nell'agosto-settembre del 2008. Guarda caso, dopo, insomma, con la Lehman Brothers, no, con la bancarotta della famosa banca Lehman Brothers, che ufficialmente è successa il 15 settembre del 2008. Guarda caso, e proprio si dice un caso, che il 18 di agosto del 2008 ufficialmente usciva la prima white paper, il primo articolo che parlava a nome di questo famoso misterioso Satoshi Nakamoto, ora ve lo faccio vedere, che parlava dell'introduzione di questa moneta. 18 agosto 2008, come avete visto, 15-7, quindi poche settimane dopo, 2-3 settimane dopo, c'era già pronto questo geniale inventore, pronto con la moneta digitale. Anche questo, a mio avviso, reca qualche sospetto. Però la storia non finisce qui, io ve la faccio in breve. Già precedentemente, questo signore qua, che si chiama, ora ci arrivo, si chiama David Shaum, è considerato un inventore e probabilmente il primo che ha veramente cercato di scrivere un codice utilizzando questa tecnica criptografica di criptomonete, che le criptomonete utilizzano al giorno d'oggi. Quindi si parlava già di blockchain, si parlava già di tutto quello che serve a far funzionare il Bitcoin adesso. Andiamo avanti, poi ci sono altri autori. Ecco, questa sarebbe l'immagine del famoso Nakamoto. Questo signore qui sarebbe il famoso Nakamoto, avrebbe fatto tutto lui nel garage di casa in 448 e sarebbe poi diventato miliardario. In effetti, adesso vi leggo il testo, anzi guardate, non ve lo leggo perché tanto è solo un'introduzione. Lui ha dichiarato in un video alla API della sua completa ignoranza in materia. Lui è un ingegnere che si è spostato all'età di 10 anni da Giappone a Los Angeles, ha iniziato a lavorare un po' nella security, eccetera, eccetera, però lui non sa assolutamente niente di queste cose qui e ha detto che assolutamente lui non ne sa assolutamente nulla, cioè non è lui assolutamente il creatore del Bitcoin. E quindi è una cosa abbastanza strana, perché ufficialmente esiste il suo nome, esistono anche Bitcoin che te puoi comprare a suo nome, però quando si va a fare la ricerca su internet è abbastanza facile, no? Basta andare su Wikipedia si trovano tutte le monete digitali, immaginate, sono più di 2000, in cui ogni moneta, vedete qui sulla sinistra c'è l'anno di introduzione delle monete, vedete qui c'è il Bitcoin, c'è il Verge, lo Stellar, ne ho parlato, l'Ethereum famoso, inventato anche da un italiano, vedete con l'anno dell'invenzione, o meglio dell'introduzione, sulla destra c'è il codice e sulla destra ancora c'è il nome dell'inventore o degli inventori. Quando si va a vedere il Bitcoin, nel Bitcoin c'è questo Satoshi Nakamoto che di fatto non si sa chi sia. Anche questa è una cosa che non dà tanta credibilità, purtroppo, perché si compra una cosa ma non si sa veramente chi c'è dietro. Va bene, una cosa molto curiosa che ho scoperto, che esiste anche la moneta di Gesù, la Jesus Coin, la vedete qua? Ecco, questa è una moneta che è stata inventata per essere venduta alle chiese, lo vedete? Ed è una moneta che fa miracoli, vedete? Ma te guarda gli americani che cosa dice. Poi, parlando di cose un po' più serie, questa qui la vedete, è la moneta, la criptomoneta che utilizzerà la Banca d'Inghilterra, la Banca Centrale d'Inghilterra, che si chiamerà RS Coin, Royal Scott Coin. A me questo Royal Scott mi dà tanto idea di una certa cosa. Chi anche mi segue lo capisce. Allora, questa invece non la conoscevo, anch'io l'ho scoperta, è la Fed Coin, cioè
sarà la moneta che sarà digitale, che sarà adottata una volta che sarà dismesso il dollaro, perché a un certo punto tutte le monete in dollari, sia quelle in monete che cartacee, dovranno essere levate dal mercato e quindi sarà inserita questa moneta, sembra che sia questa al 99%, che si chiamerà FECO, e quindi il dollaro sarà dismesso e sarà utilizzata questa moneta. Allora, a questo punto qua, io ho cominciato a capire che c'erano tutta una serie di cose che non andavano e ho fatto una ricerca un pochino più approfondita ed ho scoperto delle cose, credo, abbastanza interessanti. Non me ne vogliano gli estimatori o tutti coloro che hanno investito in Bitcoin, perché io non ho niente contro Bitcoin, io vi sto soltanto ponendo delle questioni. Non sono un consulente finanziario, cerco di studiare più possibile l'oro come andamento, perché essendo qua in Africa, per chi non mi conosce, io vivo da più di 2 anni in Tanzania, ho sempre avuto, diciamo, il desiderio, il sogno di fare un po' di commercio sull'oro. E quindi poi adesso collaboro anche con Auvest, eccetera, eccetera. Io ho scoperto che esiste questo signore qui si chiama Nick Szabo, va bene? Sembra che sia un signore croato e sembra, il condizionale è sempre d'obbligo, che sia lui il vero creatore del Bitcoin. Naturalmente è un'ipotesi, però è un'ipotesi sostanziata da tutta una serie di indizi. Per esempio, questo signore qui inventò a un certo punto una moneta che chiamò BitGold. Lo vedete scritto qui, BitGold, che guarda caso era un documento che era stato pubblicato 10 anni prima rispetto a quello pubblicato poi da Nakamoto nel 2010, intorno al 2010, chiamato poi Bitcoin, che però presentava già le chiavi essenziali di come queste monete dovevano essere utilizzate. Probabilmente eravamo nel 2000, i tempi non erano ancora maturi e lui ha messo tutto nel cassetto. Successivamente è uscito il Bitcoin e quello che è dato la prima moneta digitale introdotta nel mercato, direi con un certo successo. Allora, io non sono un tecnico e mi perdoneranno gli esperti di informatica, però questa moneta naturalmente ha la caratteristica principale di essere decentralizzata, cosa che non sono le monete digitali. Scusate, la moneta fiat, perché la moneta fiat è centralizzata, cioè ci sono le banche centrali che la omettono e tutte le transazioni sono verificabili. Quindi l'idea, la suggestione era quella di creare una moneta nel vero spirito iniziale, no, di chi l'ha pensata, una moneta libera che fosse decentralizzata, che non fosse sotto il controllo delle banche e che potesse permettere le transazioni senza praticamente un controllo centralizzato. Bene, io ho scoperto che blockchain, la blockchain è una hash, permettetemi i miei limiti è nella presentazione, e diciamo che sono delle sigle, in questo caso vi faccio vedere una sigla che è questa qua, si chiama SHA256, è come se fosse un piccolo motore che permette tutta una serie di funzioni che poi appunto sono collegati ad altri computer e le transazioni passano da computer a computer e devono essere verificate verificate da miner che devono approvare la transazione. Se c'è qualcosa che non torna, la transazione non passa e quindi si blocca tutto. Quindi passano soltanto transazioni che i miner riconoscono come veritiere. Benissimo, sono andato a vedere le caratteristiche di questi algoritmi, perché sono algoritmi veri e propri, e ho scoperto, guardate bene qua, quello che c'è scritto,
chi è su internet, è su Google questo, quindi chiunque lo può andare a cercare. Ho fatto la domanda, e chi è che possiede questi SHA-256? La NSA. Sapete che cos'è la NSA? Allora, la NSA è la National Security Agency. Sì, esatto, sì. Ed è quella, l'agenzia preposta al controllo dei cittadini americani sul territorio americano degli Stati Uniti, mentre la CIA ha la stessa funzione, l'intelligence internazionale. Allora io mi sono chiesto, ma com'è possibile che l'NSA detenga il motore che fa girare tutto all'interno di questo sistema qui? È una cosa abbastanza strana. Infatti poi sono andato a vedere, come vedete qua, questo sistema qui, che utilizzano anche altre macchine, che è quello che serve anche per ottenere la password all'interno del sistema e tutto, è stato inventato o direttamente dalla NSA oppure da un signore che si chiama Glenn L. Lilly, che qui si dice che sia l'inventore, e poi appunto forse o l'ha dato in royalty o l'ha venduto alla NSA. Certo, io dico che tutte queste cose qui un pochino di sospetto me lo danno, perché è evidente che nel momento in cui la NSA vuole fare un controllo, controllando la centralina dei computer e questi documenti e questa applicazione che deve essere scaricata per poter lavorare con Bitcoin, naturalmente non soltanto controlla l'operatore, ma controlla anche il computer dell'operatore stesso. Non dimentichiamoci che uno degli obiettivi principali dell'NSA è la surveillance, cioè sono i controlli, gli obiettivi principali del futuro dell'intelligenza artificiale si basa su tutta una serie di dati che loro raccolgono anche grazie a questi sistemi. Oltre a questo c'è da dire che se io invento una cosa, magari un qualche cosa, poi posso anche avere l'antidoto per curarla, ma posso anche, se è difficile da fare, no, è sempre possibile, perché se la NSA è momento, ecco, io come presentazione in linea di massima, poi vi devo dire qualcosa sulle cripto e su volevo chiederti se c'è qualcuno che ha domande. Ubaldo, mi dai una mano? C'è qualcuno che ha fatto commenti, domande? No. Niente. Commenti? Niente, non c'è un commento, nessun tipo di commento specifico, niente questo. È solo, allora, c'è la curiosità, qualcuno pare che qualcosa sappia, ma niente di più. Ok, vabbè, almeno al momento. Allora, qui ora poi vi voglio, a margine di questo, voi sapete che c'è il famoso discorso dei BRICS. Cioè, qual è la differenza tra i BRICS? Sai, Ubaldo, cosa sono i BRICS, no? Sì, sappiamo. Sapete cosa sono i BRICS? Immagino che lo sappiamo. Paesi che dovrebbero essere opposti a quelli dell'Occidente, insomma, no? Al dollaro e all'euro, insomma, è un blocco, diciamo così, concorrenziale, se vogliamo chiamarlo così, oppure alternativo. Ecco, hai detto bene, in effetti, queste cinque nazioni che sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica hanno creato insieme la moneta del BRICS, si chiama,
che in qualche modo sarà una criptomoneta, ma che dovrebbe essere collegata. Quindi bene attenti, perché qui si parla praticamente di banche centrali, banche centrali di grandi nazioni, che dovrebbero essere completamente indipendenti dal resto delle banche centrali delle altre nazioni. Giusto? Ubaldo? Sì. Ti torna? Sì, ti sento, avanti. Ecco. Allora, in effetti, se si va... In effetti, se si va a vedere il sito della BIS, che è la banca delle transazioni internazionali, ora in italiano c'è un altro termine, mi sfugge, ma non ha importanza, che è considerata la banca delle banche, cioè quella banca che corregge, fa tutta la politica che poi si trasferisce nell'economia, no? Nella produzione, la finanza, eccetera, per tutte le banche del mondo. E se si va a vedere queste banche qui del BRICS, i salvatori della patria, io dico semplicemente, anche in questo caso, come nel caso del Bitcoin, di stare un pochino calmo. Esperimento, per quello che posso aver capito io, così come lo è stato il Bitcoin. Il Bitcoin ha avuto la grande funzione di fungere come prodotto civetta, è stato introdotto per sensibilizzare ed informare le persone che era possibile utilizzare una moneta digitale per in alternativa alla moneta esistente, perché tutto già andava verso la digitalizzazione, e alla stessa maniera il BRICS è un esperimento. Ora io sono molto curioso, non ho niente contro questa cosa qui, spero vivamente, anche se lo dubito, ne ho già parlato in passato, spero vivamente che ritornino veramente al gold standard, perché ritornando al gold standard questa è l'unica maniera per dare stabilità ai mercati finanziari. E una volta che loro col grande reset avranno ottenuto quello che vogliono, introdotto la digitalizzazione, introdotto il microchip sottocutaneo principalmente, controlleranno la nostra salute, la nostra finanza, e quindi avranno ottenuto quello che vogliono. Cioè, ci sarà più bisogno di fare guerre o di creare situazioni come quella che abbiamo ad oggi, di continuo stress, no? Per l'economia, anche per le famiglie, con queste pandemie, eccetera, eccetera. E non sarà soltanto l'oro garanzia, ma ci sarà l'argento, ci saranno i materiali, i metalli, ci saranno addirittura quelle che si chiamano commodity, cioè tutte le cose che hanno valore, incluse le terre, volendo, e i diamanti. È una cosa molto interessante per me vedere quello che succederà. Principali mancano alcuni stati, gli stati africani non ci sono, come Nigeria ed mi sembra un altro, non sono ancora credibili a sufficienza per farne parte, però naturalmente c'è la Banca d'Inghilterra, ci sono gli Emirati Arabi, insomma c'è la Federal Reserve, ci sono tutte le Banca Svizzera, ci sono tutte le banche principali del mondo. Quindi di nuovo non è per voler fare consulenza o adesso scoraggiare il discorso delle BRICS, vediamo quello che succede. Io il mio intervento lo finirei qua. Se ci sono domande, sono a disposizione. Scusate, ho un calo di voce abbastanza antipatico. No, ma non ci posso fare. No, domande non ce ne sono. Diciamo, domande proprio no. Diciamo che c'è qualcuno perché dice che sono abituato, sai, che sarà che le persone più anziane ovviamente avranno difficoltà a abituarsi a questa prassi. Beh, questo purtroppo era da dare per scontato che fosse così, e insomma bisogna vedere che succede fra un paio di mesi, anche perché qui si parla di un nuovo incubo di 3 anni fa, e quindi devi vaccinare ancora, e non so, insomma
siamo in una situazione veramente molto, 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 molto pericolosa. E sì, quindi... allora, sì, come dicevi te, Ubaldo, però, il problema sarà per gli anziani. Il problema sarà per gli anziani. Anche per altri, secondo me. Sì, chiaro, è evidente, anche per altri. Però purtroppo hanno scelto di fare così, non è che possiamo fare molto. Cioè io cerco di fare, a dire la verità, quello che posso. Fai benissimo a darci queste informazioni, perché la gente deve capire certe cose. Qui c'è gente che dorme, poi specialmente l'Italia, l'italiano ormai, guarda, ti faccio un esempio dell'Italia, un esempio per capire com'è l'italiano. L'italiano tu lo riempi la pancia, si preoccupa dell'ingaggio dei calciatori e non si preoccupa del suo stipendio che è da miseria o altre cose, no? Oppure, come fanno per gli italiani? Prendiamo due esempi, D'Alema 1999, Meloni attualmente. Dovete attaccare la Serbia, cosa fanno? Ci mettono un comunista, così nessuno in Italia si lamenta. Perché Milosevic comunista, D'Alema comunista, quindi D'Alema fa bombardare la Serbia, perché gli americani ci hanno fatto apposta per quello. Adesso gli emigranti, qui c'è, non so se tu lo sai, dalla Giuma, qui c'è un'invasione quotidiana di migliaia e migliaia di africani che vengono in Italia senza più nessun controllo ormai, non li piglia più nessuno. E che ci hanno fatto per fare questo? Hanno messo la fascista Meloni. Cioè, l'italiano si fa fottere in questa maniera, cioè si fa fregare in tutti i sensi. E diciamo che qui c'è un popolo che ormai ha lo sbando e non sanno più cosa fare, hanno paura di ribellarsi, piegano la testa sperando che qualcuno da fuori li salvi. C'è chi si appella a Putin, pensa a te. Penso, a proposito di Putin, ti vorrei segnalare un video di Francesco Amodeo, non so se l'hai visto in rete questo signore, se lo conosci, non so se lo conosci, quale, attenzione bene a cosa dice Amodeo, anzi, è una notizia neanche smentita, tra l'altro, che Putin, prima di attaccare l'Ucraina, si è messo d'accordo con gli americani. Ma era detto non un giornalista qualsiasi, Amodeo, che è noto in rete in Italia, ha centinaia di migliaia di seguaci, è un po' come della Chiesa, come ho detto Chiesa, e dice che c'è qualcuno che ha testimoniato che Putin ha telefonato col capo della CIA per invadere l'Ucraina. Ma scusami, ma Ubaldo, ma io non so più come dire le cose, ma quante volte ve lo devo dire che agli alti livelli sono tutti fratelli, sono tutti d'accordo. Esatto, bravo, e fa la prova qua. Ma io ve l'ho ripetuto 500 volte, ve l'ho dimostrato con i discorsi, ve l'ho dimostrato con la simbologia, esatto. Quindi non vi dovete meravigliare. No, ma tu sai benissimo che chi non si allinea alla guida dei fratelli fa una brutta fine, lo dimostra la storia, lo dimostra. Quindi è inutile, vabbè, comunque infatti qualcuno dice Meloni fascista, più fascista di così non si può, insomma questo è un po' l'altezza delle cose. In ogni modo continueremo a informare le persone, vediamo, non so, io ti dico la verità. Io nella mia vita non ho mai immaginato di vivere in questi periodi un incubo del genere, e qui da un momento all'altro io non so, ripeto, non so cosa succederà, perché non so se tu da laggiù lo sai, ma in Italia, altri paesi non lo so, ma penso che sia uguale, la mortalità è aumentata dell'800%. È aumentata vertiginosa. Io l'altro anno non so se l'ho detto in diretta, ma mi sembra di averlo detto in un paio di interventi, forse su Telegram, che il migliore investimento era quello di aprire una pompa funebre. Sì, ormai sì, perché moriranno un sacco di persone che purtroppo hanno fatto il siero. Oppure investire in aziende che sono quotate in borsa. Mi dispiace dire ora fa una battutaccia così, però in effetti... No, ma hai ragione, non è battutaccia, io so, capisco il tuo pudore, perché fare queste cose qua non è uno scherzo, noi la prendiamo un po' così, sai, per farci coraggio, ma in realtà
è una cosa di una drammaticità incredibile. Questo paese è un paese morto, finito. Il popolo italiano fra un paio di decenni scomparirà totalmente. E sono tutti contenti, tutti, cioè, nessuno dice più un cazzo di niente. Al massimo, l'unica cosa che diventa l'italiota, no? Perché ormai è italiota, l'italiano qua non c'è più niente, è quello di che cosa? Ah, fare un partito, cioè si oppongono a partiti. Poi sappiamo che fine fa questi partiti, cioè nessuno che va sulla questione pratica del problema, nessuno, nessuno, dicasi nessuno. Lo fa qualcuno, ma è uno su 10 milioni che lo fa in Italia. Uno su 10 milioni che riesce a pensare a cose di serio. Il resto è un dramma totale. Anche questi alternativi che si propongono in rete, purtroppo quando bisogna arrivare al succo del discorso si bloccano lì. Basta. Ma sono tutti gatekeepers, la maggior parte di loro, sono tutti gatekeepers. Vabbè. Adesso allora, aspetta, ho bisogno di 2 minuti. Due minuti. Dai, dopo devo andare, okay. Prego. Allora, ultimamente molti mi dicono, siccome io faccio un po' di consulenza su loro, molti mi dicono, ma come mai c'è questo discorso che l'oro sta calando, le prospettive erano diverse? Beh, vedete questo grafico qui, lo vedete? Ecco, questo grafico qui indica che le banche centrali stanno comprando ora tutto spiano. Quindi noi dobbiamo già essere contenti se l'oro ieri, questo è il valore di ieri, si mantiene ancora sui 62-63, perché un altro prodotto normale ovviamente il prezzo sarebbe crollato, è chiaro? Quindi bisogna essere contenti che in questo momento qui le banche comprano oro, è sicuramente una cosa positiva, non c'è dubbio, perché questo indica che probabilmente c'è ancora la possibilità che si ritorni al gold standard. Però allo stesso modo vorrei tranquillizzare tutti, perché non ci sono problemi. Io in questo momento ho, per chi mi segue e per chi è interessato, Auvesta fa una doppia promozione. Io ricordo che lavoro, mi presento come consulente indipendente. Siccome ho trovato questa azienda, dopo messi i miei piccoli risparmi, e mi è risultata altamente affidabile, adesso la suggerisco per coloro che vogliono diversificare gli investimenti e non tenere tutti i soldi in banca. Va bene? C'è in questo momento una doppia promozione che è valida fino al 27 di agosto, promozione di Auvesta che dà un pochino di argento, man mano che si compra insomma un po' d'oro, e io do una mia promozione con soldi veri che restituisco nel momento in cui si apre, si fa una certa operazione aprendo un conto Royal Class. La situazione è completamente libera, nel senso che la consulenza è libera, chi mi vuole contattare, Ubaldo, ti prego di mettere il mio indirizzo di posta elettronica sotto, mi può contattare, come ho detto, né senza nessun impegno, la consulenza su loro è completamente gratuita. Ecco, io ti ringrazio, Ubaldo, volevo dire solo questo, io con questo ringrazio. Allora salutiamo gli amici, qui ho dato un po' di notizie, poi ragazzi, non fate qualcosa, c'è poco da fare. Ecco, vorrei dire Ubaldo, permettimi, che questa è l'introduzione sul Bitcoin. Sto organizzando, se ce la faccio, di fare un lavoro su 2 o 3 puntate in cui presento tutta la storia dall'inizio, per quello che possa aver trovato su internet. È un grosso lavoro e quindi eventualmente poi ci risentiamo per fare, vedete, questa sarebbe la puntata 1, vedete, P1, introduzione, d'accordo. Poi ci sarà un P2 e un P3, perché 3 è il numero perfetto, Valdo. Ciao, un saluto a tutti. Dopo 3 cose basta così, certo, va bene. Allora intanto vi ringrazio, d'ascolto e alla prossima puntata, grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ottimo.